Salve a tutti Marines e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, ci troviamo in un nuovo video tutorial. Ebbene sì, oggi infatti vi mostrerò come censurare un pezzo del video, quindi creando una sfocatura, detta anche blur. Iniziamo! Per prima cosa, appunto, iniziamo ad aprire Final Cut. Allora, io in questo caso era un video che avevo creato, che potete trovare sul canale, come mettere WhatsApp sul vostro computer, e come vedete ho censurato i numeri di telefono delle persone con cui parlo. Oggi vi mostrerò appunto come fare a fare questo effetto. Per prima cosa creiamo un nuovo progetto, io in questo caso ne creo uno nuovo e lo chiamo ciao. Copio una parte di questo video e vi mostro come faccio a censurare. Quindi per esempio io voglio venga censurata una parte di questa immagine, di questo sfondo così. Quindi per prima cosa, allora, io ho lasciato il video quello normale, quindi questo qua senza la censura. Dopodiché ho fatto copia selezionando sempre la clip, ho fatto command C, altrimenti andate su edit e fate copia. Dopodiché andiamo a fare incolla, che potete fare sempre da qua, paste. Perfetto, ora come vedete abbiamo due clip identiche. Cosa facciamo? Prendiamo questa clip e lo mettiamo sopra l'altro. Ora come vedete ci saranno due clip, saranno identiche, l'audio si sentirà doppio tra virgolette. Noi però lo abbassiamo l'audio, o potete anche decidere di tenerlo, magari volete fare una traccia doppia, poi vedete voi. Come seconda cosa andiamo su effetti e andiamo a selezionare blur, che sarebbe appunto la sfocatura, e selezioniamo questo tipo di sfocatura, vedete che si vedrà in questo modo. Noi l'andiamo a prendere e la trasciniamo messo sopra quello principale. Voi direte ma così c'è censurato tutto, ma noi invece cosa andremo a fare? Andremo su questo punto e andremo su crop, che sarebbe ritaglia. Dopodiché andiamo sul punto in cui vogliamo fare la censura, mettiamo che io voglia censurare questo telefono, vado a ritagliare letteralmente, ecco qua, questo clip, vedete? E in questo modo rimarrà la sfocatura di questo clip, quindi del clip sopra, però rimarrà il video normale sotto. Tutto qua, semplicissimo. Se volete mettere un altro blur, vi basterà fare un altro copia incolla, lo mettete sopra. In questo caso è uguale, ma voi fate crop, vedete? Fate crop e lo spostate di qua. E ora abbiamo due sfocature. Perfetto, dopodiché andate su esporta e esportate il vostro file. Tutto qua, Marines. Quindi, Marines, il video si conclude qua. Spero vi sia piaciuto e non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per altri tutorial. Se avete bisogno di qualche tutorial riguardante appunto il computer, fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti, che rispondo sempre a tutti. E non dimenticatevi soprattutto di iscrivervi sul canale e di seguirmi su tutti i social che state guardando in questo momento. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Aquamarine!